Il tema scelto quest'anno per questa giornata mondiale del malato è tratto da un versetto del Vangelo di Matteo nel quale Gesù dà a chi l'ascolta, ma anzitutto ai suoi più vicini, non una indicazione, non una rivelazione, ma una verità da servire per quegli anni e per sempre nel corso dei secoli. Gesù si esprime così: uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. Di maestri, di rabbì, a suo tempo ce n'erano tanti ed erano quelle persone che nel Tempio, per il popolo, avevano il compito di insegnare, condurre alla conoscenza e alla Torah della legge e a vivere secondo queste indicazioni. Eppure ci dicono i testi, via via che Gesù esprime tutto se stesso, c'è un commento che colpisce. Maestro sì, unico, come nessuno sa parlare, non perché c'è un eloquio particolare, ma perché parla con autorità e autorevolezza. E quando parla, ciò che dice si compie, salve la libertà dell'uomo che può anche opporre resistenza, rifiutando l'invito. Perché Gesù parla di uno solo il vostro maestro e si riferisce a lui? Perché potessimo capire una volta per tutte che a scuola della vita si va soltanto da lui. E per quanto nel corso dei secoli ci sono tanti maestri del pensiero e di tanti settori della vita sociale, restano pur sempre, nel migliore dei casi, appena un raggio di quella sapienza unica che viene dal maestro, che è appunto maestro di vita, cioè di come bisogna impostare le relazioni con tutti. E per evitare che qualcuno pensasse di sottrarsi a questo discepolato, egli non dice: e tutti voi siete miei discepoli, e tutti voi siete fratelli. Discepoli sì, ma fratelli. Ora, chi è il fratello? Non lo sappiamo. È uno che può chiamarsi tale perché ha una relazione strettissima di natura con l'altro. A casa, fratelli e sorelle sono coloro i quali provengono dagli stessi genitori e se sono adottivi è un'estensione più ampia. Ma se è così, allora la fraternità, la sororità permette di vivere come principio e come fatto ciò che dovrebbe essere la realtà più scontata, ma così spesso non è, e cioè un rapporto veramente di amore. Se si appartiene ad una famiglia come frutto dell'amore, in quella famiglia così bisogna vivere. E noi sappiamo dalle esperienze che non sempre è così. E non ci riferiamo a piccoli screzi che ci possono essere da bambini crescendo, fanno parte dell'età. Ma certe volte a posizioni così forti, così contrastanti, così avverse, ahimè purtroppo così odiose, che non vanno di una famiglia il regno dell'amore, diremmo l'anticipo di che cos'è un po' il paradiso. Motivi di eredità, motivi di contrasto, motivi di tanti resti spesso non creano questo clima di famiglia e siamo ai margini, ai limiti, come voi sapete. E però resta una verità: siamo veramente fratelli, siamo veramente appartenenti allo stesso non ceppo ma origine dell'amore. Ed il fratello ha per questo il compito di sapersi relazionare con l'altro
come suo simile, la relazione. Ebbene, proprio questa relazione interpersonale che fa il sottotitolo del tema di quest'anno. La relazione interpersonale di fiducia quale fondamento della cura olistica del malato. La relazione interpersonale di fiducia. Se in famiglia la relazione è diretta, quella interpersonale di fiducia col malato, lo sappiamo a cosa si riferisce. A questo avere stima, confidenza da parte del malato nei confronti di chi, per vocazione, per studio, per missione, dedica la vita alla sua cura. E noi sappiamo quanto è importante che tra medico e malato ci sia la fiducia, reciproca e sincera. Perché al medico, se vogliamo essere aiutati a capirci qualcosa, va detto il nostro stato di salute. Non vanno nascoste le cose. E tante realtà che diciamo privatissime, che appartengono al nostro corpo, al nostro stato di salute, al medico, sia pur certe volte con un po' di pudore, dobbiamo dirle. Perché il medico ci fa capire se sono impressioni le nostre, se sono preoccupazioni fondate, se c'è necessità di non preoccuparsi, di trovare il modo migliore. La relazione interpersonale di fiducia come fondamento della cura olistica del malato. Che cos'è questa parola difficile, olistica? Vuol dire della cura unitaria di tutta la persona del malato. Cioè, il vero medico, soprattutto quello credente cristiano, ma anche se così non è, perché la medicina è una scienza universale, non etichettata da colori di religione o di fede, si prende cura, deve prendersi cura di tutta la persona. Certo il fisico, l'organismo, risente dei limiti, risente appunto dei mali che ha, per cui si è malati. Ma la persona non è soltanto corpo, non è soltanto fisico, la persona è anche psiche, intimità. E quante volte noi ci sentiamo male fisicamente perché stiamo male interiormente? Quante volte noi avvertiamo che ci sono delle malattie, espressioni di mali molto più profondi e più grandi. Il vero medico, dagli studi, dall'esperienza, se veramente esperto, sulle prime spesso sa individuare quel che si chiama la diagnosi. Ma se esperto di cose, non gli restano chiaro, con umiltà e con coraggio e fiducia, va avanti nelle ricerche, nell'analisi, si consulta, chiede ad altri il parere, si affida a chi ne sa più di lui e sa fare più di lui, ma per tutto intero alla persona. Perché poco sarebbe poter curare il corpo, che è fondamentale, se nel frattempo ne prendiamo cura anche dello spirito, di ciò che fa dalla persona veramente un essere non uguale al mondo degli animali, ma del regno dell'universo, come figlio di Dio. Ci domandiamo, questo c'è sempre? Veramente questa fiducia c'è sempre? Domande così radicali seguono risposte anche abbastanza chiare, eppure forse non sembra così, per motivi che possono partire dall'uno o dall'altra parte. Comunque certo che chi deve favorire questa fiducia è soprattutto colui o colei al quale viene demandata la propria vita, viene consegnata la vita. Allora l'altro va visto non comune da cui bisogna spillare soldi per una visita di pochissimi minuti e magari senza ricevuta fiscale portarsi a casa la sera un bel po' di soldini. L'altro va visto non come uno che se c'è amicizie ha degli esami da fare più sbrigativamente, se non c'è santo in paradiso si mette in elenco e poi se ne parla. L'altro va visto non perché forse non ci sono mezzi e modi di poterlo curare, ma perché è un figlio di conto di quanti gli altri. Dovremmo chiederci se in questi mesi veramente tutti i malati che hanno lasciato questo mondo, soprattutto quelli di una certa età, tutti vittime del Covid, o seppur con questa
causa scatenante, rispetto determinante, più di uno non ha avuto nessuna cura. Più di chi doveva fare il suo compito e il suo dovere di andare laddove il malato c'era, invitato, chiamato, non si è fatto vivo. Laddove una certa politica ha potuto pensare, ma tanto sei arrivato a quest'età, anni in più, anni in meno, se c'è qualcosa che non fa, ma cosa vogliamo? Non vi stendo dicendo cose allarmistiche. Ci sono in Europa, soprattutto nel nord, concezioni di leggi di questo genere. E in Italia questa concezione sotto banco sta passando pure, forse anche passata. E siamo ai limiti, lo capite bene. Ma c'è un discorso molto più serio, che nei confronti del malato occorre essere giusti e non essere ladri. Questa sera dobbiamo pregare perché in Calabria la sanità abbia soprattutto e in tutti i campi persone onestissime. Quando sentiamo dire di ammanchi di bilanci, di centinaia di milioni, di realtà perpetrate per decenni di, quando chi poteva essere curato non l'è stato perché altri speculavano su uno degli altri, vedete, c'è una depressione di partenza che fa dire: Signore, pensaci tu. Se gli uomini non ci pensano, non ci vogliono pensare. Questa sera dobbiamo pregare perché in Calabria non ci siano più commissari, perché le situazioni di emergenza sono tali se durano poco, altrimenti, l'ho detto in altri contesti, diventano sistema. E non si può mai giocare con la salute degli altri, che è il primo bene da cui gli altri beni vengono fuori. Questo è il senso della relazione di fiducia olistica dell'altro, che non è in elenco uno dei tanti di cui prendi i contributi che deve, ed è giusto questi qua, ma uno per il quale tutto ciò che si può fare lo si fa. E capite che in questo campo siamo tutti coinvolti. Certo, i più deboli restano deboli e i più forti fanno i più forti. Ma per questo oggi preghiamo, perché chi dice di essere cristiano, chi si impegna per l'altro, lo deve fare solo come il Signore Gesù, che nel buon samaritano ha dato la sua fotografia. Si ferma, capisce, vede, si carica il malato, se lo porta e oltre al tempo che impegna, per quanto è possibile, impegna anche le proprie sostanze. Certo, non tutti, si può essere in condizioni e aiutare anche l'altro economicamente. Una degenza in una clinica privata non è qualcosa di niente. Un intervento che richiede non l'assistenza sanitaria generale, ai costi che ha, però quando può fare la carità cristiana? E quando ha fatto nel corso dei secoli? Il cattolicesimo e il cristianesimo vanta la fondazione degli ospedali, vanta l'assistenza fatta a tutti, vanta santi che hanno dato la vita come anni e come esistenza per queste cose. Chi è San Giovanni di Dio? Chi è Camillo De Lellis? Chi sono gli altri come il Cottolengo che hanno avuto la scelta di prendere gli ultimi come i primi della loro esistenza? E chi sono tante suore, tanti medici santi? Chi è stato Giuseppe Moscati? Ma quanti ce ne sono? E nel silenzio, quando i dottori e dottoresse fanno il bene che nessuno conosce, lo fanno soltanto perché vogliono bene. Questo vuol dire che la relazione interpersonale di fiducia è fondamento della cura olistica dell'altro a livello globale. Fondamento, quasi per dire, se questa relazione interpersonale non c'è, ma un altro è un numero di un elenco che ho, uno da sistemare di volta in volta, l'altro viene ad essere deficitario prima che delle cure di questa prima condizione. Allora questa sera la preghiera, unitamente a questa riflessione abbastanza profonda, che nel messaggio del Papa è bellissimo, e anche nei commenti della nostra conferenza episcopale, ci spinge come all'inizio a fare un esame di coscienza, e questo punto l'abbiamo in qualche modo affrontato, ma ci spinge, e questo è molto più serio, a far sì che per quanto ci riguarda, nei rapporti con gli altri, soprattutto bisognosi di cure, e per come ci può riguardare,
facciamoci vicini in modo sincero, spassionato, disinteressato. E questo interesse a livello personale, ma a livello istituzionale. Ecco perché un cristiano che dovesse avere in mano nel campo della sanità delle responsabilità, dal più piccolo livello comunale a quello provinciale, a quello regionale, a quello nazionale, un cristiano che dovesse questa responsabilità e vivesse veramente da ladro, Signore perdonalo, convertilo, perché sono realtà terribili nei confronti degli altri. E te lo chiediamo perché quando arrivi tu, gli uomini spesso, non che si fermino, indietreggiano, sono convinti che poi le cose si cambiano completamente. Si capisce perché la Chiesa, che in Gesù ha avuto il buon samaritano e che sempre si è presa cura dei malati, da circa 30 anni ha voluto che, saranno 40 il prossimo anno, che ci fosse una giornata particolare e che fosse legata a questo 11 di febbraio. Voi sapete, essere stato da metà del secolo scorso, da parte di Maria, una giornata fredda come oggi, con una pastorella ignorante ma piena di fede, che dicesse al mondo e ricordasse che Dio si prende cura dei figli a livello spirituale e a livello fisico. Ecco perché Lourdes è veramente per eccellenza il polo magnetico dei malati, che certamente si recano tantissimi per avere la salute fisica. Se il Signore concede e vuole la Madonna, avviene pure, ma soprattutto per essere interiormente guariti. Perché sapete, si possono fare pellegrinaggi, fare i barellieri, essere nelle associazioni, fare quello che si fa come una buona abitudine nel corso dell'anno, di alcune occasioni. Bisogna essere continuamente barellieri degli altri, permanentemente attenti verso gli altri, e fare un ricordo di questo invito di Maria e dell'esempio di Bernadette. Voi lo sapete questa santa? La sua superiore generale le ha dato come incarico sì di fare l'infermiera, ma diremmo di fare la malata per il bene di tutti. È una cosa che sconvolge sempre questo. Bernadette, qual è stato questa sera che tu hai fatto i voti solenni, l'incarico che la madre generale ti ha dato? L'unica, nessuno. Quelli in barocco, i ragazzi, quelli in altri campi. Perché? È la mia vocazione essere, è la missione, malata per gli altri. Per questo cercare Bernadette. E per questo rappresenta veramente l'esempio di che cosa vuol dire impegnare la vita tutta anche per gli altri. Ma soprattutto oggi ci portiamo a casa l'immagine di Maria che come madre si prende cura e lo fa con uno sguardo dolcissimo. Vedete, voi sapete che gli occhi della nostra Madonna sono occhi veramente celesti. È difficile uno sguardo con occhi così profondi, così rivolti al cielo. E non sono dunque rivolti per non guardare sulla terra, ma per creare una specie di circuito. So, conosco ciò che c'è, li prendo con me e li porto al Signore. Come sarebbe bello se i nostri occhi, che guardano l'altro, non saranno belli come i suoi, di chi l'artista l'ha pensato e riuscito, di come il Signore un giorno gliel'ha dato, ma occhi belli perché chi si sente guardato ci coglie un amore, un affetto, una benevolenza. Questo penso lo possiamo fare. Lourdes non è legata all'11 febbraio, né alla Francia, né a Molocchio, è legata a ciascuno di noi. E siccome questo nostro momento di preghiera potrà servire anche quando sarà trasmesso con Tele Padre Pio ciò che noi stiamo vivendo, ricordiamoci anche di questo santo, che sapete nella sua carne ha vissuto le sofferenze di Cristo per il bene di tutti. Ecco chi è il cristiano. Uno che sa di mettersi in questa linea, e se viene coinvolto questa linea la fa sua e la fa diventare salvezza per gli altri. Adesso, in qualche momento di silenzio, riflettiamo su questo messaggio del Signore, continuiamo il nostro esame di coscienza e con il cuore aperto a tutti invochiamo la salute di chi è malato, il sostegno a chi si prende cura, una politica che sia veramente degna dell'uomo, e ce lo auguriamo tutti quanti, tempi migliori
per uscire da questa terribile pesantezza che è la pandemia, nel migliore dei modi fisicamente, ma spiritualmente certamente molto più rafforzati, più lucidi, anche veramente con sguardi di cielo, e così sia.